Ti punirò per la tua impudenza. La tua ridicola lotta finisce qui. Non voglio che sia versato altro sangue. Abbiamo vinto, Chris. Devi fartene una ragione. La tua causa è persa. Non hai più scelta, Chris. Ora puoi uscirne in un solo modo. E me ne occuperò di persona. Chris, smettila con questa follia. Sappiamo che sei qui. Ti troveremo, è solo questione di tempo. Fatti vedere e ti promettiamo che saremo molto gentili. Non farmi arrabbiare, Chris. Ho cercato di essere ragionevole con te.
Non mettere alla prova la mia pazienza. Non ho tempo per queste sciocchezze, Christopher. Ho cose più importanti da fare. Mettiamo rapidamente fine a questa storia. Dove sono i tuoi gloriosi guerrieri della libertà, Chris? Sei solo. Arrenditi e avrai salva la tua dignità. Forse potrai risparmiare la vita dei tuoi amici se ti arrendessi subito. Posa a terra la tua arma e vieni avanti. Non vorrai certo che accada loro del male. Questa stupida ostinazione ti costerà la vita. Cercate di restare con me. Conosco un nascondiglio da queste parti. I rossi non ci troveranno mai quassù. Vi parla Tatiana Kempinski dagli studi della SAFN di New York. Questa notte la gloriosa Armata Rossa ha ottenuto una vittoria totale sulla ribellione.
Dopo numerosi e feroci attacchi dei ribelli contro le basi sovietiche sparse nei quartieri di New York, sembra che finalmente la situazione sia sotto controllo. Si segnalano ancora degli incidenti di poco conto in città, ma per fortuna i rivoltosi sono stati fermati. Purtroppo il nostro amato leader, il generale Tatarin, ha pagato il prezzo supremo nella lotta contro il fantasma della libertà e i suoi complici. È stato brutalmente assassinato in un'imboscata dei ribelli. Apriamo la diretta da Governor Island, dove sta per iniziare la cerimonia funebre. Compagni, oggi è un giorno di grande vergogna. Siamo riuniti qui per dare l'ultimo saluto al nostro grande leader. Siamo venuti qui per portare la legge e l'ordine, donare la pace e la stabilità a questa regione e salvare i cittadini americani dalla brutalità e dall'oppressione. E questa è stata la ricompensa. Egli però non sarà morto invano. Come comandante in seconda, assumo rispettosamente il suo posto e giuro di catturare i criminali che hanno commesso questo oltraggio. Oggi io giuro vendetta nei confronti del cosiddetto fantasma della libertà Christopher Stone e dei suoi ribelli che hanno brutalmente assassinato il nostro amato leader Tatar. I vostri giorni sono contati. Tu e i tuoi seguaci verrete spazzati via come topi di fogna. Lunga vita all'Unione Sovietica. Lunga vita alla rivoluzione. Lunga vita al governo sovietico degli Stati Uniti. Splendido! Mi piacciono le novità, amico. Guarda un po', hai persino un computer. Ehi, Chris, mi pare che persino la muffa qui sia più bella di dove stavamo prima. Io e alcuni ragazzi del quartiere venivamo spesso qui per divertirci un po'. Ora però non credo che torneranno. I rossi ci sono andati con la mano pesante. Ehi, avete fame? Ho preso della pizza nella pizzeria che i rossi hanno fatto saltare fra la seconda e la decima. Servitevi! Forse più tardi, prima devo scoprire come trovare Isabella. Voglio dare una lezione ai rossi, così impareranno a far saltare la nostra base. Ehi, sentite un po'. Ho trovato un computer dei sovietici e ho violato alcuni dei loro codici. Così ora ho le piantine degli studi della SAFN. Ehi, perché non entrate là dentro e non fate tutto a pe... Distruggi la macchina della propaganda sovietica. Oh, splendido piano, Einstein. Ho localizzato un centro di addestramento delle forze speciali sovietiche. Si trova nel liceo locale. La scuola è finita. È ora di rimandarli tutti. Ehi, bello, piantala. Ascolta. Guarda. Sono tornati a casa. Convinti di averci dato una lezione.